nell'anno più sofferto e avaro di successi per il motociclismo italiano, il personaggio maggiormente festeggiato e celebrato al 69esimo Salone del Motociclo di Milano è stato il 5 volte campione del mondo motocross Antonio Cairoli, l'unico ad aver regalato all'Italia un titolo iridato. Lo abbiamo incontrato alla presentazione di un rivoluzionario sistema di iniezione diretta che promette, grazie ai bassi consumi e ai costi di esercizio, di rilanciare il caro vecchio motore a due tempi. Antonio Cairoli, 5 titoli del mondo, 2 consecutivi con KTM. Innanzitutto, come sta la mano? Ma tutto bene, dai, piano piano migliora. C'è stato un periodo di riposo che mi ha tenuto lontano dalla moto per quasi un mese, però era anche quello nel programma, quindi tutto a posto, dai. Adesso aspettiamo con ansia di tornare in sella. Un connubio tra te e KTM che funziona alla grande, ancora insieme in questo 2012 in un campionato che è già uscito il calendario con una gara in più. Cosa ne pensi? Sì, il calendario è abbastanza vario, adesso aspetteremo le conferme di alcune gare che ancora non è completamente, diciamo, definitivo, però è sempre bello, ecco, per me avere delle piste nuove. Quest'anno abbiamo Russia e Messico, quindi è qualcosa in più e ci dà nuovi stimoli. Tu sei stato sempre sostenitore dei due tempi, cosa ne pensi di questo dispositivo, il DICC? Ma dai, il due tempi per tutti i motocrossisti in generale, per chi ama il rombo del motore, è la cosa più bella, e quindi quando posso, anche adesso ho un 150 a due tempi, e quando posso faccio qualche giretto anche perché mi piace, e poi il rumore è qualcosa di speciale, quindi grazie, diciamo, a chi ancora come Atena e Get, diciamo, portano innovazione in questo mondo, che speriamo che continui magari a crescere, magari a livello amatoriale cresca sempre di più.